Perché spesso sapete che cosa dovreste fare, ma non lo fate? Quanti di voi sono in questa situazione? Sanno che cosa devono fare, ma non lo fanno. Bene, ci sono... Ragazzi, io mi metto nella stessa identica situazione, cioè non è che sono Iron Man. Succede anche a me. Ok, ci sono aree dove so che dovrei fare determinate cose, ma non le faccio. Perché? Perché sperate e sognate cose che non siete mai in grado di ottenere? A quanti di voi è successo di sognare? Avete alzato la mano prima, 4 anni sono tanti. Però ve lo richiedo per favore e vi guardate intorno. Quanti di voi sperano e sognano cose che però per un motivo o per un altro non riescono ad ottenere ancora? Guardate quanti siete. Non sono pochi. Ok? E perché iniziate a fare soprattutto quelle che sono le azioni giuste? Perché molti di voi, forse la maggior parte, inizia a fare le azioni giuste, ma a un certo punto succede qualcosa, una sfiga, un problema, un qualcosa che ci blocca e che puntualmente non ci permette di ottenere il risultato. A quanti di voi è capitato che all'ultimo, cazzo, ce l'avevo quasi fatta? Quanti di voi? Giratevi, guardatevi. Perché accade tutto questo? Punto numero uno, perché siamo come un nano davanti all'elefante, un nano cieco davanti all'elefante. Cosa vuol dire? Che ognuno di noi vede quello che vuole vedere. Provate a guardare, ora io qua non ho il puntatore, però provate a guardare un attimo. Questo nano, messo su punti differenti dell'elefante, che cosa fa? Guarda quello che sta nella coda, dice, ma secondo me è una corda. Quello che sta davanti ovviamente alla pancia, di fianco alla pancia, secondo me questo è un muro, ovviamente non vede altro, è un muro. Oppure quello lì che sta sull'orecchio, ah questo è un bel ventaglio, ok? Quello che sta davanti vicino alla proboscide, questo è un serpente. Oppure quello che sta nelle zanne, questa è una lancia. Quello che sta per terra, che non vede un cazzo, vede solamente la zampa, questo è un albero, ok? Lo tocca, lo tasta, questo è un albero, ok? Ognuno di noi fa questo errore. Pensiamo che il mondo funzioni come le cose che vediamo e basta davanti a noi. Cioè io vedo questa cosa, ah ok bella, questa cosa, bah, una cassa, perfetto, fa solo la cassa. Probabilmente fa molte altre cose. Se io vi facessi vedere questo qua, per voi, per alcuni, questo qua è grande, è un qualcosa che io ho in mano ed è ampio, ok, rettangolare, giusto? Voi lo vedete così, vero? Chi lo sta vedendo da quella parte come lo vede? È la stessa identica roba, uguale. Potremmo stare qua a lottare, quanto ci pare. No, ma secondo me è diverso, secondo me è sottile, no, secondo me è largo, no, secondo me è sottile, no, secondo me è largo. Funziona così, facciamo così in ogni singola cosa che incontriamo all'interno della vita. Facevo la stessa identica cosa anche io, ok? Con Gabbo quello che vedevamo era semplicemente, no ma cazzo, per fare soldi dobbiamo fare qualcosa di diverso, dobbiamo cercare di... Io mi ero messo a massaggiare i miei ragazzi, i miei compagni di squadra, perché stavo facendo un corsetto di massofisioterapia, e quindi dicevo, vabbè dai, mi facevo dare 30 euro e massaggiavo, toglievo le contratture alle gambe o alle spalle, tutte queste robe qua, mi davano 20 euro, io mi accontentavo, perché per noi era quello. Cioè i soldi si fanno col duro lavoro, scambiando ovviamente il proprio tempo, le proprie ore. Quanti di voi pensano ancora questo? O pensavano, insomma, pensano, mi sembra assurdo, pensavano questo. Io stesso mi lamentavo costantemente, sempre. Ah, ma c'è la crisi, ah, ma non riesco a fare questo, non riesco a fare quello. Poi nel momento in cui mi spostavo avanti e magari iniziavo un'attività, boom, accadeva qualcosa che mi tagliava i piedi. E iniziavo questa roba qua, no, cazzo, oh, no, che palle, vedi, ma avevano detto che funzionava, no, boom, riprovavamo un'altra roba. Ogni singola roba. Ok? Era come se avessi qualcosa dietro che mi tratteneva. Il problema è che non c'era nessuno che mi tratteneva. Perché in questo preciso momento l'unica cosa che vi sta trattenendo dal diventare la persona che dovete essere per ottenere i risultati che volete è molto più vicina di quanto voi possiate immaginare. Perché non sono le abilità, non è il vostro passato, non è il governo, non è la vostra età, non è la vostra famiglia, non è la vostra connessione internet, non è il vostro cellulare, il sistema operativo, non sono i vostri acciacchi, non è il vostro sesso, non è la personalità, non è nulla di tutto questo, ragazzi. Ok? È troppo facile, siamo troppo bravi a incolpare qualcuno per qualcosa. L'unico problema è che nel momento in cui scegli di incolpare qualcuno per qualcosa, hai già perso.
e prima lo capite meglio è. Quindi dovete cercare di realizzare che quello che avete adesso nella vita non è la causa fortuita di qualcosa, ragazzi, sono la causa e la somma delle azioni che avete fatto fino ad oggi. Quindi le azioni che voi farete da adesso determineranno la persona che diventerete magari l'anno prossimo, ok? Ogni volta che incolpate qualcosa per la situazione, per la vostra situazione, non state incolpando quella cosa, state incolpando voi stessi. E le vostre voci, il vostro diavolo, i vostri dubbi e le vostre paure fanno semplicemente parte di voi, di quello che siete in questo preciso momento. Quindi cercate di cominciare a prendere la responsabilità di ogni singola cosa che sentite e di ogni singola cosa che avete in questo momento. Lo so che fa male, ragazzi. Io stesso, come un cretino, mi sono preso la responsabilità anche di quando mi sono infortunato come nuotatore. Ho detto, cazzo, sarà colpa mia? Sì. Perché se inizio a pensare, ma che sfiga, ma mi è successo quello, ma mi è successo quello, esce fuori, non ho più il controllo di nulla. Quello che io devo avere è il controllo su me stesso. Magari ho avuto sfiga, sì. Ma è sicuramente il risultato di azioni che ho fatto, probabilmente quando anche ballavo. Ma vi assicuro che per quanto mi facesse male in quel preciso momento, cominciare a dire cazzo è colpa mia, è stata colpa mia, mi ha aiutato per sganciarmi completamente dalla sfiga esterna e a prendere il controllo effettivo di quello che avrei dovuto fare da lì in avanti. Lo diceva anche Sun Tzu: se voi volete vincere in battaglia, dovete conoscere il nemico. Questa è una delle frasi, ragazzi, più belle in assoluto. Se conoscete il nemico e voi stessi, la vostra vittoria è assicurata, 100%, vincete. Se conoscete voi stessi e il nemico, avete già vinto prima ancora di iniziare. Se conoscete voi stessi ma non il nemico, le vostre probabilità di vincere e di perdere sono uguali, avete 50-50. Ma se non conoscete voi stessi e non conoscete neanche il nemico, morirete in battaglia. E per battaglia, ragazzi, è la vita. Il problema è che abbiamo costantemente un virus all'interno della nostra mente, ok? E continuiamo a mutare quello che è il nostro pensiero, e questa mutazione si evolve costantemente, ci fa percepire determinate cose in modo particolare. Il problema è che l'umanità ha avuto molta fretta nel capire che cosa c'è là fuori nello spazio e ci siamo dimenticati di capire che cosa c'è dentro di noi, all'interno. E questo virus della mente, il problema è che diventa sempre più potente e comincia a governare, è l'unico padrone di quella che è la nostra vita. Ecco perché dobbiamo curare questo virus e trasformare quella che è l'evoluzione, ok, di questo virus negativo in una costante crescita negativa. Perché il paradigma mentale di tutta la società, ragazzi, è completamente sbagliato. Non so se ve ne siete accorti. Vi siete accorti che lì fuori le cose che si dicono non sono effettivamente così reali, oppure che ci vogliono far vedere qualcosa che di fatto è sempre uguale? Quanti di voi se ne sono accorti?